E bentornati. Bentornati ragazzuoli e ragazzuole, bentornati dal mio sorriso. Potete capire l'emozione che ogni volta è pregna dentro di noi, dentro il nostro spirito, quando iniziamo una nuova serie Waltru qui sul canale. Sono sempre io Aldo e in compagnia, ovviamente, in diretta live, c'è sempre lui, il buon Freyer. Freyr, esatto. E siamo tornati. The Dark Pictures Anthology è arrivato con il secondo capitolo proprio oggi. Siamo ad Halloween e infatti vi auguriamo un buon Halloween da passare ovviamente insieme a noi, insieme a Parliamo Nerd perché d'altronde le restrizioni sono quelle che sono, Certo, ragazzi. certo. Non Infatti si mi potrà. aggiungo agli auguri di Esatto. Halloween anch'io, ovviamente. Esatto. Non si potrà andare in giro a fare baldoria, ma potrete stare a casa, magari davanti a una pizzetta, al buio con le cuffie. A vedervi, Parliamo Nerd, che si caga addosso con Little Hope. Speriamo, speriamo, perché il primo capitolo ci ha molto deluso. Supermassive Game non ha fatto un buon lavoro, secondo noi, con Man of Medan. Speriamo che Little Hope, con questo spirito un po' Blair Witch, un po' foresta, possa emozionarci molto di più rispetto al precedente. Che ne Assolutamente pensi? sì, vorrei aggiungere che Supermassive Game, tanto di cappello a questi prodotti Dark Picture Anthology, no? Che sono una serie di giochi, Assolutamente. come avevamo già detto. Purtroppo, dopo il primo, che fuori dalla serie, che è Until Dawn, in realtà che ripercorreva la leggenda del Vindingo, era stato un gran Esatto. titolo. Solo che la caduta che Grandissimo titolo. hanno avuto sulla buccia di banana con Man of Medan, che è stato secondo me inferiore. Ed era il primo Assolutamente della Dark inferiore. Picture, quindi doveva Esatto. essere comunque la bomba. Il che Little Hope, riprendendo ovviamente non è un seguito, ma riprendendo chiaramente, io non ho visto nulla, ma penso una delle leggende che si conoscono, Esatto. sia migliore del primo, sia migliore del Medan. Sì, perché anche comunque le lamentele ci sono state, quindi i miglioramenti l'hanno fatto in risposta a quanto abbiamo detto noi videogiocatori a loro. Sicuramente la storia forse sarà un attimino un po' più impegnativa a livello orrorifico, e Ma sì, Aldo, lo loro speriamo lo script tanto. ce l'hanno però. Cioè, nel Sì, senso, i sì. titoli come Until Dawn, il gameplay è fatto. Tu devi cambiare la Esatto. storia e le linee di Esatto. dialogo. Dannazione, Esatto. cioè, è lo stesso di Until Dawn, lo sappiamo se lo andiamo a comprare che gioco è. Speriamo che però, come hai visto in Medan, pieno di problemi rispetto a Until Sì, Dawn, e veramente. una fine miserabile. La fine del gioco è Miserabile. 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 Quindi ragazzi e ragazze, ci immergiamo. Chiudete le luci, spegnete tutto, abbassate le tapparelle, perché siamo qua a passare l'Halloween con voi su Little Hope, in Dark Pictures Anthology. Ma prima, ovviamente. Sigla! E Ci siamo di siamo. nuovo già nello studio, stiamo nell'ufficio, incredibile! Ok, allora, qua vai al termine, si accetta Esatto. tutto senza mai leggere una riga di questi accordi Prima o legali. poi lo faremo un video sugli accordi legali. Dobbiamo leggere qualche accordo di qualche Uno titolo. speciale sugli accordi legali dei videogiochi che non verranno mai letti e non Eh, sono mai stati letti nella storia del videogioco. Ok, allora, luminosità alziamo leggermente a 60, la non si sa solita mai. bussola della Dark Picture Anthology, eh? Mazza, non ci sta nessuno. Sì, stava esatto. È aperto un attimino de macchine, du lampioni. La moria classica delle tundre Sì, americane. del Little Hope proprio. Qua siamo a Resident Evil 2 con Mamma mia, Leon. mamma Il mia. camion, il famoso camion.
sì, anche quello un inizio leggendario comunque. Beh, ha fatto scuola quell'inizio, secondo me. Grazie di aver accostato. Di nulla. Qualcosa non va? C'è un problema più avanti. C'è stato un grosso incidente, la strada è chiusa. Capisco. Stiamo deviando il traffico a Little Hope. Tutto ok? All'aria di uno un po' confuso. Eh sì, non ci volevo mai passare. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Già sta sudando. Dubito portare che un lieve ritardo possa causare disagi. Non c'è nessuno nel non campo. C'è nessuno nel cioè, dritto a Little Hope. Oppure se ci sono allora, sono spiriti che non parlano chi e non si muovono lui. Perché vede solo lui, cioè chi devi portare? Dove? Inquadrameli. Oddio. La faccia della guardia. Sì, esatto. Però hai visto quando ha detto ponte? Che vi devo deviare. Non era tanto contento. No. Il ponte sembrava proprio quello di Sleepy Hollow. Oddio, graficamente c'ha sempre quei poligoni un po' obsoleti, un po' vecchiotti, però sui però punti... è, secondo me è meglio, è migliorato rispetto al primo già vedo qualcosina di... Saranno 3 mesi. Bravo. I primi 90 giorni sono i più... Adesso si sentono le persone dietro. Sì, però stai vaneggiando. Non ha senso, ma tenerlo in mano mi fa sentire molto meglio. La voce di Nathan Drake di Uncharted è proprio lui. Tutto bene, è solo una deviazione. No, non va bene. Adesso calmati, è tutto ok. Ti prego, ehi. John, smettila di trattarmi così. Fate piano, per favore. No, non puoi tenerlo, non puoi. Non so. Da lì nel buio. Non è grave come incidente. No, vabbè. Si è solo cappottato. Vedendo una... rilevamento bussola. La bussola. L'autista ha perso il controllo della corriera a causa di una ragazzina in mezzo alla strada. Sì, bene. Lo sapevo. Grazie, Man of Medan. Cioè, Little Hope. Però... ok, bambina. Esatto. Però abbiamo l'organigramma delle bussole. Ne siamo a conoscenza. Tra l'altro, ragazzi, se non avete visto Man of Medan, la serie recuperata, per piacere venite a vedere questa, sennò vi vengo a prendere a casa tutti. Ma sì, anche perché comunque c'è un collegamento, no? Quindi vale la pena recuperarlo. Eh sì, c'è il collegamento del professore. Smettila, James. Sai quanto mi dà sui nervi quando non mi prendi sul serio? Quello che dici non è vero, tesoro. Ho solo avuto una brutta giornata. Ci credi che stanno litigando ancora? Io sì. Sei ubriaco? Ma che sorpresa! Ho solo guardato la partita con i ragazzi, non esagerare. Non sto esagerando, lo sai. Girano voci. Potrebbero esserci alcuni licenziamenti. La fabbrica... Ripeti questa storia da anni. Piuttosto mi preoccupa Megan. Cosa avrebbe Megan? Non ho notato niente. Cosa vuoi notare dopo 10 birre? Oggi il reverendo Carson l'ha presa da parte. Lo fa da 4 settimane. Non sta bene. Non scherzo, Jane. Ti preoccupi troppo per quella bambina. Ho altre cose a cui pensare adesso. Ma non mi dire. Hai sempre altro a cui pensare. Quando troverai del tempo? Stai montando una tragedia sul nulla. Non capisco perché agitarsi tanto. Sul nulla? Occuparsi da sola di tutta la famiglia? Io famiglia. Non lo definirei nulla. Mi servirebbe una mano. Forse se avessimo dei figli nostri, sarebbe tutto diverso. Questo è un colpo basso. Non capisci quanto non sia dura per me. Non sei l'unica persona sotto pressione. In fabbrica tira una brutta aria, Anne. Molto brutta. Sembra la madre più che la moglie. Lo stavo dicendo, un po' troppo anziana per essere... Ovviamente loro saranno i zii, probabilmente. Comunque la bambina, a parte che i bambini sono sempre inquietanti, è proprio no, lei, stasera, quella vista in strada. Non è il momento.
Cioè, guarda che foto il frigorifero, veramente, questo, te alzi per bere un goccio d'acqua ma te e mori un colpo. Ogni mattina. Bonnie Tramp. Anthony, la casa della qua. Famiglia Clark. Mi ha invitato. Cioè, sta capitando più questo spesso. È l'attore... Lascia stare. Non fare nulla, io direi. Non dire nulla, mio, è fantastico. Il classico. È sempre in ritardo, indifferenza. Tony è sempre in ritardo. No, non è vero. Solo da quando frequenta lui. Ma questo sembra l'attore di Harry Potter. So io. Sue stronzate New Age. È vero. Ridigitalizzato male, perché comunque si poteva fare un lavoro migliore. La settimana scorsa... Abbiamo chiamato. Ma la ragazzina sul televisore l'hai vista? Sì. Inquietantissima. Questo è un classico. Un disco pazzesco. Smettila, così me lo rovini. Madonna santa, ma è una cosa tremenda. Sembra il non lo so, sembra quella della figlia di. È tipo Poltergeist. No, ma sembra. Assomiglia alla Pidona, babbuina. Vedi di non rompermi il disco, capito? Dei fantozzi. Sì, sì. Non essere così severo con lei. Non l'ha fatto apposta. Tutto quello che fa Megan non è mai apposta. Qua si stava guardando. Sì, le sì. Ok. Certo, sti immagini in primo piano. È una famiglia di merda comunque. Lei che è Mary Jane Watson. Number one dead. Mi toccherà usare la finestra se non sistemano la porta. Come andiamo? Aspetta, ci ha dato dentro ancora. Continuano a litigare da quando è rientrato papà. E per cosa stavolta? Papà bevuto, che padre modello. Delusione. Andiamo di delusione. Stava quasi per crollare sulla porta. Un vero padre modello. Ormai non fanno che litigare, sono prevedibili. Proprio come un disco rotto che continua a incepparsi. Dennis, quante volte ti ho detto che devi portare in solaio tutte le tue cianfrusaglie? Ehi, un po' di rispetto. Questa è una collezione molto ambita, rara e preziosa. Nella vita precedente sarà stata un Marine. Perché è così arrabbiato? Ma è solo Dennis. Sì, perché esatto. Dennis sa fare solo una cosa. Comportarsi da Dennis. Tanto per cambiare. È da capire questa bambina. Ehi, Dennis! Ehi! Non ora, sono impegnato. Final Destination. Ehi, smettila di fare la scema. Oh madonna benedetta immacolata, oh. Le bambine bastarde, le odio. Mi hai fatto paura tesoro. Vi ho sentiti parlare di me. Non ora Megan. Madonna, da dietro è la bambina di The Ring, porca vacca. Sì. Mi serve una pausa da questo manicomio. Mo la spappola nella vasca. No, no, dai, ma perché deve essere così cattiva già all'inizio? Perché è mezza... Tiè. La chiave. Non mi dica che la vorrà chiudere dentro. Perché non vai a parlare con mamma e papà? Non mi sembra il caso di mischiarmi. Tania si chiama. Sai peggiorerei le cose. Ma sono stavolta non sembravano lei, le solite scarabugine. Discutevano di Megan. Ha fatto qualcosa di male. Beh, non mi stupisce. Di sicuro ha più di una rotella fuori posto. Mi chiedo perché le stiano sempre addosso. A proposito, le cavaliere. Dov'è la principessina? Preoccupazione? O aggressività? Vabbè, lascia in pace Megan, dai. Forse è meglio lasciar stare Megan. In qualità di sorella maggiore ho il dovere di vedere se sta bene. Sì, già. Come se qui comandassi tu. È andata di sopra. La cerco io. Ecco, vai, dai, almeno muori te. Io mo entriamo in gioco con Anthony, probabilmente. Comunque, colletto camicia anni 70. Sì, eh? Sì, sì.
ma forse è proprio ambientato lì. Vabbè, per forza. Vabbè, questi sono... un pacco di prosperi. Sì. Buono, buono. Una moca. Una specie di moca. Ricordiamoci gigante. Che sta su fuori. Addirittura. Facciamo piano per non svegliarlo, quindi. Certo. Non so se poi queste cose devono essere sempre giuste. Sì, certo. Può cambiare il tasto. Eccolo, infatti. Beh, ma pure se lo svegliavo, che cazzo succedeva? Magari irrascibile. Rosicava. Ci picchiava. Se io devo salire, però. Ehi, Tania! Sei di sopra? Come sta Megan? Non so, non l'ho ancora trovata. Ecco, come neanche. Fate silenzio. E che è in castello? Sto cercando di dormire. Ecco, hai svegliato la bella addormentata. Davvero, beh, un castello? Pazienza, cerca Megan. Calmo, ci provo. Fammi un favore. Niente urla per qualche minuto. Vorrei un po' di pace in questa casa. Meglio se potrebbe dire qualcosa, al padre. Sarcasmo, va. Già. Fortunatamente porti tu la pace. Dammi a sentire, umorista. Oggi non è giornata. Comunque, che cos'era quel chiasso? Stavo solo cercando Tania e Megan. In bocca al lupo. Megan è una vera peste. Ma perché? Cioè, nel senso, non fa un cazzo, a parte essere inquietante. Vabbè, saliamo su, andiamo a cercare sta Megan, che c'è sta? Diciamo, ecco, Aldo, ecco. È buon per te. Anthony, si può se sapere dove sei? Stiamo nel maniero del Conte Dracula. Anthony, mi sto arrabbiando sul serio! Che succede qua? Anthony, se non mi rispondi... Anthony. Forse hai ragione sulla mia famiglia. Oh, con chi cazzo stai a parlare te? Sì. È tutto vero. No, porca troia. Che succede? The Babadook. È lui. Tania non la trova. No. Adesso però scusa, è di porcellana, non è di pezza, non puoi prendere fuoco. Ma c'ha i capelli. C'ha i capelli di tessuto. Ed è chiuso, no. Porca troia. Merda. Vabbè, però queste porte sono finte. Dai un calcio. In America le porte fanno ridere. L'ha bloccata male lo spirito, capito? La cucina sta bruciando. Che cazzo succede? Un secondo. Megan. Vabbè, ma queste sono tutti prefabbricate in legno. Prendono fuoco in un attimo, eh. Questi in America fanno cagare. Il padre è morto. Vabbè, ha capito. Si muove. A scala di Anthony non c'è più, quindi ti devi buttare. Ah, è vero, Anthony sta bloccato. La madre sta è chiusa. Bloccata. Dove siete finiti? Quelli che gli stavano sul cavolo, praticamente. Sì. Sì, vabbè, ma le finestre, Anthony. Aiuta! Anthony! Ehi! Beh, mo' respiri, oh. Dai, scendi dal tetto. Sei pure abbastanza sportivo comunque, no? Cioè, non è... Anthony, aiuto! Sì, vabbè, ma dai, ma questo... Ma non stava mai ubriaco così, oh. Questa è quella che sta peggio di tutte. Ma che è il fumo l'ha scoppiato. Oh madonna. Che cosa brutta. No, davanti a lui no, però. Mazza, che brutta fine che ha fatto. Mamma mia, è rotto in due. Non lo puoi mai sapere che è Babadook.
Lei è asfissiata. Ma perché col sangue? Non lo so, forse a furia di tossire. Ah, a furia di tossire. È andata pure lei. Dobbiamo salvare la ragazzina. Dove vai? Aiuta Megan. Che aiuto? Aiuterai Tania probabilmente. No, lui avrebbe sicuramente sarebbe andato da Megan, ma io conoscendo il tipo. Che facciamo? Vai dove vuoi, non c'è il tempo. Dai. No, c'è sta. Vai. Sì, Megan. Vai. Dai, la ragazzina. Tania, resisti! Aspetta, Megan. Vado da Megan. Ecco, pure l'alberi del palazzo vicino. Andata al macello. Oh madonna, no, lo spirito di Babadook l'ha sacrificata. Perché rientra questa? Che cazzo rientra? Boom. Ho capito. No. Ma che è morta, sta morte? Ma Supermassive! Non muore pure Anthony probabilmente. Scusa, il fratello. C'è già crepato un personaggio all'inizio del gioco, bellissimo, raga. Ma perché? Ma poi cammina qua. Aia! Ma porco Giuda, porco! Madonna. Ma guarda che morte! Cioè tuo fratello. L'ha impalato malissimo così. Ma poi guardi come un deficiente, oh. 2 metri di casa. E questo che cazzo è? È la tigre e il dragone. Ah, lui pensa, mo è tutta colpa mia. Cosa hai fatto? Mamma! E muore pure lui. E vabbè, ho capito. Ma che è sto gioco, dai? Ma che cos'è? Ma che incipit è? Ma che cos'è? Ma porco Giuda, porco. E infatti mo adesso ci risveglieremo praticamente 10 anni dopo i fatti. Ma è un sogno. Ah, la sigla. Che immane tragedia. Ma non è che dobbiamo scampare questa cosa? Non credo che puoi fare altrimenti. Eh no, infatti questa è... Ma guardate, viene dico così la verità, e basta. Mi è veramente dispiaciuto. Mi ha dato proprio fastidio. Ma sì, perché sono morti alla Final Destination. A film molto basic. Cioè, lui fighissimo, Will Poulter. Ma poi voluti, no, è da, capi- voluti è da lei, capire. Voluti da lei e lei c'è muore dentro. Ma non l'ho capito. Ma perché è lo spirito, capito? È lo spirito che ha infestato la ragazzina perché voleva che morissero tutti dentro quella casa, probabilmente. Eccoci. Salve. Il mio benvenuto. Non ci siamo ancora conosciuti, se non mi sbaglio. Non importa. Questo è il mio personale archivio. E io sono il curatore, il custode di queste meravigliose storie. E oggi ho un racconto davvero speciale in serbo. Certo, il fatto che non si ricordi del videogiocatore che ha giocato il primo capitolo è una cazzata. Vero? Non legge i salvataggi del vecchio. In realtà non c'è nulla da temere. Questa particolare storia non è ancora stata scritta. Ah, è stata solo abbozzata. Così. E le scelte dei protagonisti la completeranno. L'incendio? No, non sarebbe stato possibile evitarlo. Quel che è fatto è fatto. O forse no. Comunque, è meglio pensare al futuro. La vita è un'ombra sfuggente, no? Quello di cui sto per narrarvi è un mondo confuso, forse angosciante persino. Quanto angosciante dipende da ciò a cui vorrete credere e quanto confuso dalla strada che vorrete scegliere. Ma d'altra parte, apparentemente mi è permesso condividere le sagge parole dei grandi narratori del passato, qualora io ritenga che esse siano appropriate.
Ah, ancora un'ultima cosa prima che ci separiamo. Vi sono immagini in Little Hope che, se trovate, mostrano squarci di un possibile futuro, qualcosa destinato o non destinato ad accadere. Se usate, saranno di grande aiuto. Si celebra un funerale, vedo. Ci vediamo. A presto. Sì, l'avrei fatto io il riconoscimento del salvataggio se uno aveva giocato e che il narratore ti riconosceva, no? Dici, ancora qui, hai superato il primo racconto. Dopo con... che ti sono morti sarebbe quelli... stato carino. Non sarebbe morti. Stato carino. Beh, certo. Esatto. Una mancanza stupida. Capisco che è un seguito spirituale e non un seguito... Certo, della storia. Però l'avrei fatto. Nessuno fra i presenti oggi è in grado di comprendere il motivo di questa immane tragedia. Ma confortiamoci nella consapevolezza che la famiglia sarà unita per l'eternità nell'abbraccio caritatevole di Dio. Questo era l'amico? Sì. Quello che l'ha accompagnata, no? Sì, quello che ha accompagnato la ragazza. La sorella. Certo, pure Anthony che si è buttato dentro. Dentro così, proprio a buffo. E ci vuole fegato, però. Nella disperazione totale. Sì. Che lui era l'unico salvo fin dall'inizio, poi, tra l'altro. Ma... Attenzione! Andrew. Ma è lui. Ma è una reincarnazione. Cioè è lui anni dopo e... Ah, nel furgone. Si è caparbietà, suscettibilità. No, vabbè. So sempre loro. Dov'è Daniel? Non lo trovo. Sono sempre loro. Non lo so. Luogo dell'incidente in Puma, 23. Invece di perdere tempo, perché non mi dai una mano? È lei che era suscettibile? Sì, compassione. Vabbè, dai, come sta? Lui invece come sta? Non sembra così grave. Forse ha battuto la testa. Dobbiamo okay, pure vedere prof. In base ai personaggi. O no? Devo chiamarti dottore. Sì. Prova a chiamare i soccorsi. La polizia o qualcun altro. Sto provando. Ho già provato, ma posso riprovare. Che poi lei è Taylor, no? Ehi, Andrew, amico, come stai? Sì, dove lei siamo? È la sorella. Che è successo? Ci siamo ribaltati, ma stiamo bene, solo tanta paura. Se lo dici tu. Non mi ricordo di nessun incidente. Forse sei sotto shock. Potresti anche avere una commozione. Riprenditi con calma. Rimani qui. Aspetta. È interessante però questa cosa che hanno fatto. Beh, sì, carino. Non è rimasto nessuno. Il telefono del cazzo non funziona. Come non averlo. Ok, non agitarti. Troveremo un altro modo. Attenzione, il fratello anche. Per forza. Tutta la famiglia al completo, praticamente. Daniel, 20 anni. Quindi è il più grande, cioè il più grande tra i ragazzi. Affabilità e giustificazione. E la madre. La madre, certo. Madonna mia. 48 anni, cara mia, sei una donna devastata a 48 anni, cioè. Ehi, ci siete lassù? Dimostri 77. Ehi, Daniel, sei tu? John, grazie al cielo. Daniel! Taylor, come stai? Sto bene. Bene anche noi, se vi interessa. Tutto a posto laggiù? Sto bene, non ho niente di rotto. Ehi, John, perché siamo andati a sbattere? Non lo so. L'autista ha sbandato per evitare un ostacolo sulla strada. Tra l'altro è lì con voi?
No, non lo vedo. Strano. Ma non è neanche quassù. Ce la fate a risalire qui? Sì, si conoscono. Qui sembra ci sia un sentiero. Grande. Seguite il sentiero. Vi porterà sulla strada. Ci ritroviamo là. D'accordo. A dopo. Ehi, Taylor. Mi daresti una mano a rimettere in piedi Andrew? Aspetta. Non ricordo nulla. Tu chi sei? È tutto ok. È soltanto la botta. Io sono John, il tuo professore. Eravamo su Woman su una gita, ma qualcosa è andato storto. L'incidente non era in programma. Beh, andremo in cerca degli altri e di aiuto. Consideralo una specie di test di crescita personale. Davvero una bella squadra. Ho fatto un sogno. Sembrava reale. C'erano fiamme ovunque. Cupo. Con quella botta hai fatto un bel viaggio. Gli altri sbucheranno da un sentiero che dà sulla strada. Ci troveremo lì. Perché lasciare il pullman? Troviamo un accordo. Perché abbandonare il pullman? Tanto vale aspettare. No, perdiamo soltanto tempo. È molto meglio raggiungere gli altri e andare insieme in città, alla ricerca di aiuto. Sì, dov'è l'autista? Dov'è l'autista? Dovrebbe essere tornato. Avrà fatto l'unica cosa sensata, cercare aiuto in città. Hai ragione, non credo proprio. No. Aggressività. Prova. Dai. Magari ha battuto la testa e ora sta andando dalla parte opposta. D'accordo. Voi restatevene pure qui. Io vado da solo. Allora, abbiamo fatto una giornata. Hai creato, esatto, quindi hai creato una squadra praticamente. Hai creato una divisione. Allora. Sono felice di vedervi, finalmente. È andato tutto bene? Certo. Il panorama ci ha distratti. Ve la siete presa con tutta la calma del mondo. Ero preoccupata. Lo immagino. Ma chi è questa, poi? Il cancello è chiuso. Non è un'altra professoressa. Qui non si passa. Studentessa attempata. Cerchiamo in giro. Ci serve qualcosa per forzare il cancello. Dici che può andare? Pronto? Io spingo da questa parte. Pronti. 3, 2, 1, vai! Vai, vai, vai! Sì, è proprio così che bel si fa! Bel lavoro, ragazzi! Ok, ci siamo tutti riuniti. Ottimo, questo ottimo. È positivo. Sì, la chiuderei qui, in realtà. Ripeto, io preferisco aspettare il Truman. Non ho intenzione di seguire John in città. E io dico che questa conversazione è finita. Ma non tutti sono d'accordo. Mettiamola ai voti. Non ci serve votare. Ne abbiamo già parlato. Hai paura di perdere? Farei la sarcastica. Lei è sarcastica. Io non direi. Lei è suscettibile, in realtà. Io non direi nulla. Fiducia, dai. Hai paura di perdere? Non ci sarà nessun voto. Mi dispiace, ma non abbiamo tempo per litigare. Tu rimani con me, vero? Non mi sembra che sia troppo convinto. Se hai qualcosa da dirmi, dimmelo in faccia. Ha ragione, John. In città trovare aiuto è più semplice. Soddisfatta? Certo. Ai tuoi ordini. Sii più gentile. Non costa nulla. Interessante. Detto da chi continua a sparlare di Taylor. Che cosa hai detto di me? Ti fai difendere dal tuo fidanzato? Dovresti imparare a farlo da sola, cara. Madonna mia. Non voglio sprecare fiato con te. Ma sì. Non voglio sprecare fiato con te. Finiamola, ok? Queste tue provocazioni non sono d'aiuto. Allora, la vecchia di 48 anni che sembra che ce n'ha 77, la voglio morta. Possiamo muoverci, per favore. Continuo a dire che andare in città non è una buona idea. Io me ne torno sul pullman, voi fate pure quello che vi pare. Tu torni con me ad aspettare. Ok.
Ma ti dirò, avrei fatto sono la stessa cosa. Sono sempre convinto che sarebbe meglio se rimanessimo uniti. Secondo me ci ringrazierai quando fermeremo un'auto e verremo a prendervi. Esatto. Cioè, è una mossa più saggia, secondo me, rimanere nel luogo e non muoversi in un posto che non conosci. Tra l'altro, avendo visto un cartello che dice... Che è successo? No. Siamo ancora qui. Aspetta un attimo. Ecco qua. Quello che sta succedendo non ha senso. Perfetto. Oltre l'orgoglio ti manca anche l'orientamento. Che vorresti dire? Che ti sei perso. Non è come possibile. Perso una strada unica. Non so dove vuoi andare a parare, ma ora abbiamo problemi più urgenti. Daniel! Wow. Ehi, che attenta. Fai? Attenta! Basta cazzate, voglio sapere che succede. È un loop. Noi due andiamo insieme. Mo ritornano al cartello. Esatto. Bisogna andare a Little Hope, ragazzi. Non c'è soluzione. Devo ammettere che è strano, in effetti. Più che strano. È impossibile. Visto? L'avevo detto. Ho cercato di spiegarvelo. Siamo in trappola. Siamo bloccati. E va ora bene. Che si fa? Stiamo calmi, per favore. Sicuramente c'è una spiegazione razionale. Forse siamo morti nell'incidente. Già, teoria interessante, ma nessuno qui è morto, ve l'assicuro. Sapevo che sei un esperto di scrittura creativa, non di metafisica. Lo so io chi vorrei morto. La colpa è solo tua, della tua gita del cazzo. E ora siamo bloccati a Little Hope. Stai veramente esagerando. Non potevo sapere che avremmo avuto un incidente. Non puoi darmi la colpa. Non dire cazzate! Vacci piano con le parole. Sto facendo del mio meglio per capire, proprio come te e come tutti gli altri. Vabbè, dai, dire scusa. Ma sì, ma infatti è una risposta inutile. Abbassiamo i toni. Abbassiamo i toni. Non so cosa succeda, io non riesco buono, a capire. Buono, Daniel, l'abbiamo recuperato. Come dici tu, siamo finiti in un incubo. Tranquilla, andrà tutto bene. Troveremo il modo di uscirne. Se a qualcuno viene in mente un'idea migliore, si faccia avanti. Forse non è reale. Andiamo via da qui. Ho bisogno di riflettere. Potremmo scegliere la squadra di football. Ma che cazzo? Ma la smettete di parlare? Non è così che troveremo aiuto. E neanche una via d'uscita. Ha ragione. Metterci a litigare non è di nessun aiuto. Collaboriamo come una squadra. Grazie. Ok, usiamo la testa. La nebbia si trova tra noi e il pullman. Però esatto. Non c'è nebbia tra noi e la città, perciò andiamo da quella parte. Non riesco a capire perché allontanarsi dal pullman. Non c'è niente sul pullman che possa esserci d'aiuto. In città troveremo gente, un telefono o qualcos'altro. Mi spiace ammetterlo, ma ha ragione. L'unica cosa è provare ad andare in quella maledetta città. A me sta bene, direi. Mi abbandoni? E dove vai? Forza, seguiamoli. Finché non capiremo, rimaniamo uniti. Che cos'è quel livido? Inquadrano lì. Non saprei. Sarà colpa dell'incidente. Come se fosse una manata, in realtà. Sì, sì. Vero? Sembra. Allora, ragazzi. Non allontanarti da Daniel, segui John verso la città. Anche perché direi ti perdi nella nebbia, qua. No? Probabilmente. L'idea del pullman era buona, come dicevi te, ma probabilmente non ci si ritorna più. Ma pur volendo, Esatto. Beh, questo è un po'... Ci sono varie cose ovviamente riprese da vari cliché horror, ma ci sta, è normale che sia così. Però è già molto più interessante della nave di Medan, secondo me. C'è molto più mistero. Sì. Quella di Medan era già più o meno comprensibile di che cosa si trattasse. Perché la nave comunque con l'enigma è sempre di bel fascino e non è stata sfruttata bene, secondo me, perché l'ambiente è figo, l'ambiente navale è figo. L'ambiente era figo, solo che sì, effettivamente non era proprio eccezionale tutto l'incipit. Qui invece c'è qualche cosa che ti spinge ad andare avanti per capire... il collegamento con quello che abbiamo visto, che cioè è eccezionale, tutti. Che è fantastica, esatto, quella cosa lì, che è fantastica, e l'unico che sembra di ricordare qualcosa del passato è proprio il ragazzo, sì, che adesso non ricordo il nome, vorrei vedere, credo Andrew, se no. Allora Taylor, posso vedere solo Taylor adesso,
Sì, adesso posso vedere solo Taylor, sì, posso vedere altro. E, però sì, credo Andrew. Quindi, insomma, è da capire, è interessante, l'incipit è interessante. Ovviamente il primo episodio, lo sapete, di un gioco horror, di qualsiasi horror, è un po' più smorto. Poi per Halloween molto va benissimo, un regaletto fatto ai nostri fan è fantastico. Esatto, esatto. Quindi ancora vi ringraziamo per la visione di questo primo episodio di Little Hope. Vi auguriamo ancora tanti auguri di buon Halloween, anche se non è una festa nostra. Comunque auguriamo buon Halloween. E noi ovviamente ci rivediamo ad un prossimo episodio, ovviamente seguiranno gli episodi di Little Hope e tanto altro ancora. E quindi noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi.